Oggi analizziamo il trattamento fiscale del servizio di car sharing. La risoluzione numero 83 del 28 settembre 2016 dell'Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli importi rimborsati dal datore di lavoro per il servizio di car sharing utilizzato dal dipendente in occasione di trasferte nel territorio comunale della sede di lavoro del dipendente medesimo non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente. La risoluzione fa seguito ad un interpello in cui il richiedente è una società datrice di lavoro che invia i propri lavoratori presso i clienti ubicati nello stesso comune della sede di lavoro dei lavoratori medesimi. Nell'interpello si richiede l'equiparazione delle fatture emesse dalla società di car sharing alla documentazione attestante il sostenimento delle spese di trasporto, tutto ciò ai sensi dell'articolo 51,5 del TUIR. L'articolo 51,5 del TUIR prevede che nel caso specifico di trasferta svolta nell'ambito dello stesso comune della sede di lavoro del dipendente sono esenti da tassazione solo i rimborsi delle spese di trasporto comprovate da documentazione proveniente dal vettore. Nella fattura emessa dalla società di car sharing sono presenti una serie di informazioni, quali ad esempio i dati anagrafici del soggetto utilizzatore, il luogo e l'ora di partenza, il luogo e l'ora di destinazione, nonché il numero di chilometri percorsi. Sono tutte informazioni attestanti l'utilizzo effettivo del veicolo da parte del dipendente. Secondo l'Agenzia delle Entrate, tutte le informazioni dettagliate contenute nella fattura della società di car sharing sono idonee ad attestare l'effettivo spostamento dalla sede di lavoro e l'utilizzo del veicolo da parte del dipendente. Pertanto, gli importi rimborsati dal datore di lavoro per il servizio di car sharing utilizzato dal dipendente per trasferte nel territorio comunale sono assimilati alle spese di trasporto ed esclusi da tassazione. Grazie per l'attenzione.